あら。 Buonasera ai telespettatori di Scienza e Lavoro, siamo anche quest'oggi su un tema diciamo curiosità, interesse, mistero, il tema degli UFO. Eh, per parlare di questo tema eh, abbiamo chiamato un volto noto di Scienza e Lavoro che è il professor Giuseppe Quartieri, il nostro fisico. Buonasera, Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera, ingegnere. Buona e abbiamo un ingegnere aerospaziale buona, Carlo Di Leo. Buona Buonasera. Tutti e due sono eh. autori di eh, innumerevoli pubblicazioni, libri eh, sul tema eh. che riguarda un po' lo spazio. Eh, gli UFO non possiamo nascondere che l'uomo è teso verso lo spazio, continua a mandare eh, sonde, robot eh, e messaggi verso lo spazio. A, alla ricerca di cosa, sì, forme di vita, intese come forme di vita, eh, significa microorganismi che possono dare eh, delle potenziali eh, rassicurazioni o comunque elementi che anche altri pianeti potrebbero in futuro divenire eh, possibili per l'uomo, nonché ehm, apprendiamo ieri sera di questa importante scoperta di questa sorta di DNA sintetico da parte di un'università americana, eh, dove se notiamo come descrivono questo loro risultato di ricerca, parlano di, di un DNA eh, nuovo, un DNA artificiale, costruito da loro. Che sembra avere al suo interno delle caratteristiche, loro parlano di caratteristiche aliene. Nel senso che, perché intendono di aliene? Perché è una caratteristica che sembra andare incontro a quelle che sono le condizioni eventualmente di permanenza certo. di quell'essere vivente con quella composizione di DNA su Marte come sulla Luna. E mi sembra che quindi si ci stia lavorando. Che ne, che certo. ne pensa, professor Quartieri? Io penso che è giusto quello che ha affermato, cioè ha affermato il problema di questo DNA problema, il, questa scoperta, questa forse invenzione che hanno fatto questi scienziati statunitensi è molto importante, estremamente importante perché dimostra, diciamo forse con cattiveria, che L'uomo è in grado forse di creare la vita in maniera non del tutto biologica, ma vita sintetica. È spiacevole, dal mio punto di vista è spiacevole, però è accettabile il discorso del, della necessità di fare ricerca in questo senso. Perché potremmo, il primo elemento fondamentale di questa ricerca è la possibilità di migliorare, anche conoscendo bene, sapendo, sapendo costruire, migliorare anche il nostro DNA, nel senso che se si riesce a costruirne uno nuovo, può darsi che si possono apportare. Dei, dei miglioramenti, apportare delle varianti, delle azioni correttive che migliorino lo stesso DNA umano. però in senso buono, non in senso cattivo. E quindi cercare di, non so, di introdurre qualche pezzo, qualche elemento, vedete, mina, vino, qualcosa, che, sia, che, che, che loro hanno definito alieno, ma non è che è alieno, nel senso che viene dal. Da, 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 da altri mondi extraterrestri però è, è costruito dall'uomo e quindi è probabile che possa essere un fatto sicuramente positivo per cercare di, di cambiare, di migliorare e avviare forme di malattie genetiche assolutamente e, Ingegner Di Leo, ecco eh, anche lei ha inteso eh, cercare di, di dare una maggiore base conoscitiva allo spazio, soprattutto nei suoi libri, che comunque si agganciano a, a quelle, anche a, alle capacità, alle tecniche che ha messo in campo l'uomo per arrivare nello spazio, per raggiungere lo spazio, giusto? Sì, diciamo che l'uomo ha messo a punto molte tecniche interessanti per arrivare nello spazio e, e l'uomo tende allo spazio ci sono le tecniche tradizionali cioè quelle del razzo chimico e questo probabilmente che lei faceva alludeva quindi il razzo chimico adesso si sta, sta prendendo piede anche la propulsione elettrica quindi il razzo elettromagnetico che ha una spinta molto leggera però costante mentre il razzo chimico ha una spinta molto forte però è momentanea il razzo, il, il razzo elettrico Elettromagnetico ha una eh, spinta costante per cui può arrivare a delle velocità molto elevate. È stata fatta, sono state anche fatte delle proposte di vele solari. Quelli che sfruttino l'energia solare, insomma, ci sono anche proposte alternative. Poi ci sono, Non è stato mai fatto il razzo nucleare, anche se è stato molto sperimentato. Conosciamo tutte le sperimentazioni in erva che si fecero quando si voleva mandare l'uomo su Marte. Purtroppo questo è un progetto che non ha avuto seguito. Però eh, si può sempre riprendere assolutamente. Allora entriamo un po', eh, diciamo così, nel mistero. Uh, abbiamo selezionato un, un paio di video che cercano di farci capire un po' uh, quello che mh, potremmo dire: eh, i, le persone che credono nell'esistenza di qualcosa nello spazio oggi uh, motivano, ecco, lo smotivano che qualcosa esista. E fanno dei riferimenti a degli episodi, ci insegna la scienza che sono in sé eh, fatti concreti che servono a, a raggiungere eh, un, diciamo così, una prova dell'esistenza eh, di qualcosa. Io ehm, volevo far vedere, aspetti, prima del video, volevo far vedere eh, le, le, i, i libri scritti che prima ho citato. Allora, sì. vediamo la collana di libri del professor Quartieri, i tre libri... Del, del Beh, professor Quartieri professor, abbiamo professor, fatto una bella diapositiva Napoleone, per rappresentarli. L'editore, i tre libri, non no, era, questi sono i quaderni: sì, noi li sì. chiamiamo i quaderni di, aerospaziale, di ricerca aerospaziale. È chiaro che io sono il coordinatore, però ci sono. Va bene, questo. Il Paradosso di Fermi è il quarto quaderno. Questi sono tre, i famosi tre riviste. Mm. De tre riviste fondamentali che riguardano, primo che riguarda le problematiche di planetologia, gli stealth, gli aerei stelte quindi invisibili e il terzo è il Signore degli Anelli, che riguarda, insomma, eh, Beh, riguarda sempre la ricerca aerospaziale, saturno Saturno. Il Signore degli Anelli è Saturno, giustamente. Per quanto riguarda il quarto volume che noi stiamo costruendo e che esce in questa settimana è appunto il Paradosso di Fermi. Faremo un quinto, un quinto capitolo dedicato allo spazio, all'universo, spazio e tempo. Oggi vorremmo parlare del Paradosso di Fermi, questo famoso paradosso che Fermi «Where is everybody?» Fermi enunciò nel 1950 durante un pranzo lì a, a Los Alamos, stavano alla mensa di Los Alamos, bellissima mensa, lui stava con la cosiddetta banda, dei, degli, la ungheresi. banda degli ungheresi, con Edward Teller, Edward Teller, ehm, Leo Szilard, Szilard, Bigner, Bigner c'era von Neumann pure, oh, no, sì. No, ma tutti, tutti, tutti ebrei e, e, ungheresi molto bravi, ottimi fisici e, e matematici. Allora c'era stato una, 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 una specie di avvistamento di UFO nel, e il giornale lo riportava. Il giornale del giorno precedente, un giornale locale americano. E due di questi misero a parlare se, se era vero oppure no questo avvistamento. E, e, e Fermi intervenne e disse, sì, e possiamo sentire di qua e di là, ma noi perché non si fanno vedere? Where is everybody? Dove stanno? Perché non si fanno, non si fanno vedere a noi, a tutti, a tutto il mondo, in maniera chiara, precisa, in maniera, eh, diciamo, eh, uguale per tutti? E invece lui disse, mise quindi in dubbio l'esistenza degli alieni a causa del fatto che non si potessero, non si facessero vedere. Ora questa interpretazione, allora il pomeriggio si mise da solo nello studio e si mise a, studi a studiare. E a trovare delle difficoltà sull'esistenza, ma non perché non credesse nell'eventuale esistenza del, degli alieni, ma per il fatto che era enorme la difficoltà che queste, perso queste eventuali pe persone avessero raggiunto la terra proveniente da, provenendo da Altre, altre galassie, altre galassie. cioè i chiaro. tempi erano così difficili, così lunghi, così difficili anche alla velocità della luce, che sarebbe stato estremamente difficile. Ecco qui: è... il suo libro invece che cosa dà? Dunque, il mio libro The Robot nell'infinito cosmico. Che ho scritto insieme ad Alberto Zampierone, un ingegnere di Torino, un giovane ingegnere che è membro e socio fondatore dell'ISA. Cioè della, di un'associazione eh, spaziale che ha un forum, il forum astronautico. Questo tratta praticamente dell'esplorazione, lo facciamo vedere sì, certo. del Sistema Solare con l'aiuto di sonde automatiche e eh, parla praticamente di tutte le sonde che sono state lanciate nel, nel Sistema Solare. Se, Al... se, se metti la copertina verso la telecamera, così lo vediamo meglio. Sì, sì. Ecco. Continua a parlare. Sì, questo comincia con eh, praticamente la tecnica del volo spaziale, quindi con la tecnologia ma soprattutto la meccanica del volo spaziale sì. che costituisce il primo volume. E poi via via vengono prese in considerazione le sonde che sono state lanciate verso altri pianeti, Mercurio, la Luna, Venere, su tutti i pianeti praticamente del Sistema Solare. Con New Horizon, che è l'ultimo, quello su Plutone, abbiamo coperto tutto il Sistema Solare. Eh, se vogliamo fare un... diciamo, vogliamo trovare un argomento che ha a che fare col tema di oggi... Eh, dobbiamo andare al capitolo riguardante le sonde Pioneer e Voyager, in cui è, è, lanciata, è stata lanciata nello spazio, qui la possiamo vedere anche, sì. una targa, un messaggio per gli extraterrestri. Quindi entriamo proprio in argomento. E che diceva questa targa? Ecco, adesso gliela faccio vedere. Ma me lo dica intanto. Sì, allora, faceva vedere, eccola qui, qui si può vedere l'uomo, la donna che salutano, la posizione della Terra nel sistema solare adesso è un po' non è proprio esatta perché non si conoscevano, per esempio, gli anelli di, di Giove, di Urano, di Nettuno, si conoscevano solo quelli di Saturno. Poi Plutone era inserito come nono pianeta del sistema solare, mentre adesso è stato declassato al rango di pianeta nano. Però diciamo, dice molto su quello che è la, il nostro universo. Cioè che anno è stata lanciata questa targa? Nel 1977. 77. Questo è nel 75, nel 77 il disco. Qui c'è appunto l'uomo e la donna che salutano e, e poi ci sono tutte le informazioni che riguardano il pianeta Terra. Sì, sì, Nell'improbabile ipotesi che una eh, civiltà extraterrestre possa catturare questa targa e possa sapere chi siamo e da dove veniamo. Allora, allora vediamo intanto, vediamo intanto allora, questo video che eh, ci fa entrare nel clima così con il clima che è il racconto di questo video, accogliamo dopo i nostri altri due ospiti. Vediamo la videoclip. Tipici avvenimenti che noi tutti conosciamo sul fenomeno UFO. Moltissime sono le persone che affermano di aver assistito ad almeno uno di questi, ma oggi vi parleremo di un fenomeno che pur parlando di alieni esola completamente da tutto ciò. Questa catena di eventi inizia in Spagna a partire dagli anni 60 e ancora oggi rimane in gran parte un mistero. Si trattò di un vero caso di alieni che entrarono in contatto con il genere umano oppure la più grande bufala meglio orchestrata della storia. Ecco il fenomeno Ummo. Tutto inizio nel febbraio del 1966 nei pressi di Madrid, periodo nel quale molte persone affermarono di aver avvistato un ufo muoversi a poche decine di metri dal suolo. José Luis Jordan Peña. Uno dei testimoni ricordò di aver visto sul velivolo uno strano simbolo che ricordava due parentesi opposte unite da una linea verticale nel mezzo, oppure il simbolo usato per rappresentare Urano. Nel corso dei mesi successivi gli avvistamenti si moltiplicarono esponenzialmente, fin quando nel 1967 a San José de Valderas furono molti i testimoni che dichiararono di aver visto un UFO con lo stesso simbolo. Nel giugno di quello stesso anno, un fotografo che lavorava per diversi quotidiani locali ricevette una telefonata anonima. Il segnalatore disse di aver scattato alcune foto di questi presunti velivoli e che copie degli scatti potevano essere ritirate presso un laboratorio di stampa a Madrid. La foto che state guardando ora è un presunto scatto del fotografo. Passa solo qualche settimana quando alcuni volantini firmati Henry Daguset indicavano che gli UFO degli avvistamenti avevano lasciato delle strane capsule nella zona e veniva offerto l'equivalente di 300 dollari a chiunque fosse stato in grado di reperire questi oggetti, poi da spedire presso una casella postale anonima di Madrid. In agosto Marius Lieghet Scrittore e autore di diverse pubblicazioni sugli UFO, ricevette una lettera senza indirizzo del mittente, ma firmata Antonio Pardo, nella quale vi erano due ulteriori foto dell'avvistamento di San José de Valderas, con bene in vista il simbolo misterioso. Nella busta inoltre vi era inserita una striscia di plastica verde con lo strano simbolo che pare fosse stata trovata all'interno di una di quelle presunte capsule abbandonate nella zona dell'avvistamento. Successive analisi effettuate sulla striscia indicarono che era composta da materiali utilizzati per applicazioni aerospaziali. Pochi giorni dopo, Lieghet ricevette una telefonata da questo pardo e dopo una lunga chiacchierata in merito alle origini delle foto, la telefonata si interruppe senza riuscire ad ottenere un incontro di persona. Inoltre, risultò impossibile risalire al numero del chiamante. Nel disperato tentativo di rintracciare questo Do il benvenuto agli altri nostri due ospiti, Gabriele Lombardo, ufologo, buonasera. Buonasera. E do il benvenuto a Dario Del Buono, che è anche lui tra gli autori del libro eh, che riguarda il paradosso di Fermi. Il paradosso di Fermi. Buonasera. buonasera a tutti. E vorrei approfittare subito con Del Buono per far commentare il video, ma questi extraterrestri prove, non prove, prove. Perché, la, perché diciamo così il dibattito eh, generalista eh, nazionale non, non affronta mai questo, questo diciamo così, argomento, eh, ufficializzando, esistono gli UFO. Allora, il problema è molto semplice eh, e, e dipende anche da, da come si comportano eh, questi oggetti volanti e chi eh, li comanda. Tutti eh, subito dopo questa prima domanda mi dicono pure perché non si fanno vedere se ci sono? Non si fanno vedere se, se, perché ci sono, perché loro sanno perfettamente che cambierebbero completamente il corso della nostra storia. Se eh, all'improvviso noi atterrasse eh, a Central Park a New York oppure a Piazza San Pietro una flottiglia di extraterrestri, e con tutta la loro tecnologia e cancellerebbero la nostra civiltà, come Cortes, quando è sbarcato con un po' di cavalli e un po' di archibugi in America, ha cancellato due civiltà che erano due imperi che duravano da, da secoli. Questo perché? Perché è normale: quando arriva un qualcosa di superiore e di diverso, tutto quello che c'è cambia e si cancella. Diceva, ma loro cosa importa? Perché dovrebbero, dovrebbero farlo? Eh, evidentemente invece a loro importa. Noi abbiamo la prova anche guardando la nostra civiltà e la nostra cultura. Noi siamo molto cambiati. Basta pensare che quando è venuto il Cristo e ha portato il messaggio tutti gli uomini sono uguali, non esiste la schiavitù, nessun uomo può essere sottomesso all'altro, i primi a dover essere convinti di questo messaggio erano proprio gli schiavi. Perché se loro avessero vinto i romani, perché all'epoca l'impero e chi comandava erano i romani, avrebbero schiavizzato a loro volta i romani. Oggi siamo nell'epoca dove da, rispetto alla venuta del Cristo eh, siamo avanti sia in tecnologia che in scienza, ma siamo avanti anche di livello di coscienza. E abbiamo i diritti dell'uomo enunciati eh, a livello eh, di Organizzazione delle certo. Nazioni Unite, anche se c'è chi taglia le teste e fa la tratta dell'umanità, de, 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 de perché purtroppo eh, si va sempre per, per scala, no? dal nano al gigante, dall'assassino al santo, ma Quindi abbiamo comunque una coscienza con il sarebbe. Alta. La sua idea in, in sintesi è che lo sconvolgimento sarebbe così eclatante che chi in realtà oggi avrebbe qualcosa da perdere fa di tutto no, per evitare approfitta, che approfitta del fatto che loro non vogliono sconvolgerci per nascondere il messaggio, il messaggio per nascondere il discorso perché che conta il presidente degli Stati Uniti d'America l'uomo più potente del mondo se c'è la realtà di una flottiglia che viene da noi quindi che Con... cosa hanno fatto prima hanno tenuto nascosto eh, carpivano i segreti facevano sparire le foto e facevano sparire anche chi veniva contattato e avvistato. C'è un'intelligenza apposta. Oggi invece fanno sia quello sì? che mistificano. Anzi hanno cominciato dagli anni Ottanta a delegittimare le persone, a far girare determinate cose che portano... Mh... Immagino che i primi delegittimati sono gli ufologi. Che, che cosa significa essere ufologo nel 2019? Beh, eh, diciamo che rimane sempre... Uguale la, 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 il ruolo del, dell'ufologo. Il ruolo dell'ufologo è un po' un interprete che deve in qualche modo andare a eh, studiare un fenomeno ma soprattutto deve riuscire a fornire qualche dato. Allora, per fornire qualche dato eh, giustamente innanzitutto bisogna capire cosa è il fenomeno UFO e cosa è un UFO, o meglio anzi cosa non è un UFO, più corretto dire. Quindi diciamo che eh, il ruolo prettamente tecnico in questo caso è quello di andare a fare un'analisi di una foto, di un video, eccetera, e di andare a verificare cosa stiamo osservando. Quindi l'analisi come funziona? Funziona che si va per esclusione. L'esclusione prevede che eh, noi andiamo a verificare che non sia un aereo, non sia un elicottero, un drone. Oggi con i droni è diventata anche abbastanza complessa la cosa. E, e andiamo anche ad escludere tutti quei fenomeni che magari sono di eh, origine naturale, eh, come per esempio possono essere fenomeni astronomici, fenomeni eh, anche atmosferici, oppure gli stessi palloni sonda del, utilizzati a livello meteo, eh, ma possono essere fenomeni anche più banali come lanterne cinesi, eccetera. Una volta che si sono escluse tutte queste cose, ciò che rimane è l'UFO, ovvero in italiano un oggetto volante non identificato. Quindi alla fine noi non sappiamo cosa realmente è l'UFO, ma sappiamo cosa non è. A quel punto possiamo dire che l'UFO potrebbe essere qualcosa di origine extraterrestre, ma non si può mai escludere che sia un prototipo militare o che sia un fenomeno astronomico o eh, atmosferico ancora non conosciuto o non conosciuto comunque anche da chi fa più semplicemente l'analisi. Quindi principalmente è un compito tecnico. Poi ovviamente c'è anche un discorso di interpretazione dei dati, anche delle testimonianze che non possono non essere tenute in considerazione. Soprattutto per quanto riguarda i video è giusto creare eh, tutto lo scenario che ci sta alle spalle di un avvistamento, naturalmente dopo che si è scuso che... che, che... Certo, nell'epoca delle dirette streaming con i cellulari oggi... È complicatissimo oggi oltre di però se ci fosse l'esperienza diretta del contatto oggi si potrebbe con, con semplicità eh, renderla pubblica in real time eh, nell'immediatezza e per ora non vediamo nulla rispetto a tutto questo quindi no, non oggi la preso, sfida delle riprese oggi eh. la sfida oggi la sfida per gli ufologi eh, diciamo così è, è si complica perché essendoci in real time eh, oggi non diciamo così presentare un video che poi fatto e poi presentato può avere quel discorso della grande capacità di poter alterare no? la registrazione oggi c'è il real time quindi oggi è facilissimo chi, chi è convinto di aver visto un funfo può firmarsi in diretta e mettere in diretta streaming che lo sta vedendo fa notare che lo sta vedendo in diretta quindi non può alterare il video e di conseguenza Può dare quella prova che potrebbe finalmente cominciare a orientare eh, l'opinione pubblica verso una diciamo così un maggiore eh, consapevolezza, consapevolezza. Che, che alla fine c'è qualcosa che in realtà esiste ma che eh, viene ignorato. Ecco, questa, secondo me, sarà la sfida per gli ufologi, la sfida di questo, di questo momento. Quindi non riprendere e poi far vedere, ma far vedere in, in diretta. questo accade. Eh, per esempio io, eh, come anche Dario, rappresentiamo una, una, anche un'associazione che è la Federazione Ufologica Italiana e proprio qualche giorno fa eh, ci è stato consegnato un video praticamente che è stato in realtà fatto eh, in diretta ed era già pubblico su, su Facebook. Quindi di questi casi in cui ci sono delle riprese eh, fatte in diretta e pubblicate quindi istantaneamente, ci sono. Il problema sta dall'altra parte, cioè dalla parte del, dello scetticismo. Quindi esiste un video dove ha fatto una diretta streaming sì. ufficiale, non, sì. non, non postata dopo. No, Di no, no, fatta diretta in diretta. Diretta streaming ufficiale. Sì. Quindi filmava... Che qualcosa oggetto, che ha visto però teniamo luce. presente che le osservazioni non è che durano 10 minuti un, dura per. qualche secondo perché è come vedere passare okay. se è un incontro di questo tipo sì. cioè avvistamento però diciamo Altra su 100 eh, che, che, che ne durano pochi secondi ce ne sarà una che durerà qualche secondo in più dico quindi di conseguenza prima o poi dobbiamo portare queste vite cioè, la sfida è dobbiamo portare All'opinione pubblica un'evidenza che non sia una, una sorta di filmato eh, rappresentato successivamente, camuffabile in togliamo il, il sospetto, no? Ma ce se... ne sono, per esempio, eh, anche la voi. Eh... Ha, ha pubblicato un video che sembrava vero e tutto quanto perché uno dei ricercatori della FUI che l'ha ricevuto dalle fonti di cui si Ma li aveva... stiamo appunto prima? L'ha pubblicato. Io provo, provo no, no, a pubblicare... E poi però... è uscita una società eh. Di, eh, proprio di pubblicità e di marketing che ha detto l'abbiamo fatto per farci pubblicità e ha fatto vedere tutti gli altri filmati che ha fatto l'evoluzione di questa ora no, no? sì ma chiaro. comunque è normale che ci sia un po' di mistificazione perché noi sappiamo che la mistificazione è stata per tutto un attimo però non generalizziamo prendiamo per esempio la medicina ci sono certe persone che fanno certe volte vaccini miracolosi persone che fanno i guaritori che non... allora ma non possiamo dire che la medicina sia tutto un imbroglio allora ci saranno a livello ufologico delle mistificazioni ma non possiamo dire che questi oggetti volanti non identificati siano un imbroglio questo non è vero ecco, è il allora eh, eh, l'atteggiamento dei fisici degli astrofisici è un atteggiamento classico scientifico galileano cioè, loro dicono: facciamo su, facciamo di si dice: mettiamo su un sistema di comunicazione con questi signori che vivono, diciamo, dall'altra parte della galassia o dentro la nostra galassia. Quindi il grande Frank eh, Drake Drake, Frank Drake ed altri che hanno scritto le prime equazioni. Eh, Drake ha scritto delle equazioni. Molto semplice, un sistema di equazioni, un'equazione un estremamente semplice in cui calcola tutta una serie di parametri che dimostrano che, che la, la probabilità c'è dell'esistenza di, eh, di civiltà aliene. Poi questa, questo calcolo è stato e, elaborato successivamente da altri ricercatori italiani, eh, Cocconi e Macconi che hanno migliorato il calcolo e hanno portato eh, da 23 passati a 400, cioè è aumentata la probabilità dell'esistenza. Però eh, lo stesso Greg, Francis Drake, eh, Drake eh, ha poi iniziato il discorso del set, seti, cioè del mettere su un sistema di, tras, di, tra, di trasferimento di informazione. Di, Cercare di comunicare a, a, agli alieni, che comunicare aliene, più o meno questo stesso discorso faceva lui, sì. con un famoso messaggio molto bello che noi abbiamo riportato, qui almeno forse si potrebbe tirare, il, presentare. In questo messaggio c'è il, il codice della vita, c'è l'uomo, c'è. Ci sono cioè, gli elementi fondamentali, l'idrogeno, eccetera, e quindi una serie di il famoso codice di, 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 di seti, seti e esiste. Un grande... l'idea di, di mandare comunque dei messaggi. Il eh... messaggio fondamentale dell'esistenza della base dell'uomo, l'esistenza dell'uomo e le basi per cui l'uomo è formato sostanzialmente di idrogeno, a base a idrogeno. Con, che respira ossigeno, che vive in, una certa, in un certo luogo che si chiama Terra, senza il nome della Terra, insomma, <ride> comunque, è un messaggio estraneo. Per, suo... certo. per noi si chiama per Terra, Per l'uomo si chiama Terra. Però voglio per... dire, il problema è questo, questi signori, ritornando al paradosso di Fermi, Fermi dice perché non si fanno vedere? Allora, al momento l'universo è fatto al 90% di materia oscura. Quindi il primo punto. Secondo punto, il, 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 lo spettro del visibile con cui noi vediamo le cose è estremamente piccolo rispetto a tutto lo spettro. Che è scientificamente comprovato Quindi che noi vediamo una parte, certo. che queste persone, e persone alieni, quelli che si potrebbero essere benissimo delle materie che vivono fuori dal visibile e Potrebbero essere completamente un po' andiamo, andiamo nel campo diciamo dell'impossibile, dell poi vediamo cioè questo, questo, Però questo. Questo è un difficile, non ha, forza, non ha forza la certezza, no? no assolutamente volevo non volevo vedere, volevo è un appunto molto sì. breve, dunque, io mi rifacevo a quello che diceva anche il dottor eh, Del no? che diceva appunto quando si dice ma perché non si mostrano, non si fanno vedere. E questa fu una domanda che anni fa fece il giornalista Piero Angela a Joseph Arlenainec, che è stato un po' il Galileo Galilei dell'ufologia moderna. Un astrofisico molto bravo, molto coraggioso, che nel 1978 scrisse il libro Rapporto sugli UFO, in cui lui, con molto, anche con un pizzico di scetticismo, ma con molta critica obiettiva, trattò l'argomento. E lei disse: Ma probabilmente, probabilmente, dice, non, non si fanno vedere chiaramente per non intaccare la nostra sensibilità. Cioè, eh, disse: Lei conoscerà il lavoro fatto dall'antropologa la dottoressa Jane Goodall in Africa tra gli scimpanzé? Se si fosse presentata all'improvviso, i scimpanzé sarebbero scappati tutti dalla paura. Allora probabilmente essi vogliono abituarci pian piano alla loro presenza. Assolutamente. Vediamo subito l'altra clip, ci così con, te, ci anche. un altro commento eh, di, del buono e lombardo. però questa è un'ipotesi. Sì, Vediamo è. la clip. Siamo davvero soli nell'universo? Oppure nello spazio profondo ci sono milioni di civiltà. testimonianze a supporto dell'esistenza di altre forme di vita nel cosmo secondo molti sembrano molteplici, come sembrano molteplici le prove di un'esistenza di altre forme di vita intelligenti oltre la nostra. Ma quali sono le prove a sostegno di queste ipotesi? L'ufologia si occupa ormai da molti anni di scoprire se ci siano delle prove concrete di esseri che visitano periodicamente il nostro pianeta. E le prove che vi riporteremo, secondo alcuni, sarebbero degli indizi decisivi sulla indiscutibile esistenza degli alieni. Cominciamo quindi con la prima serie di prove, ossia gli avvistamenti. Spesso, nei casi di avvistamento UFO, i testimoni vengono descritti come poco credibili oppure gli si dice che hanno visto qualcos'altro. Ma cosa succede quando i testimoni degli avvistamenti invece sono degli astronauti? È il giugno del 1965, quando i due astronauti americani Ed White e James McDevitt sorvolano la Terra, essendo in orbita attorno ad essa. Ad un certo punto sorvolano le isole Hawaii, quando vedono accanto a loro un oggetto metallico sorvolare anch'esso le isole Hawaii. Passa qualche anno e l'uomo mette piede sulla Luna per la prima volta nella storia. E secondo fonti apocrife, i due astronauti americani, Armstrong e Aldrin, riferiscono al controllo missione di non essere soli sulla Luna, come potete sentire in questo filmato. Wow, è caro extra!

где-то в 17 часов 50 минут в этом районе. Это по московскому времени. Мы находились в это время. Мы ну, прошли юг Африки и двигались в направлении к Антарктиде, в сторону Австралии. Но, в общем, в Индийском океане. Африка. Siamo stati nella zona di Porciano e yeah, Sono ti, mi ti occupavo progetti progetti. di Certo, del buono che le testimonianze di astronauti eh, cominciano a essere eh, una prova forte, nel senso che sono, sono delle affermazioni che eh, sono difficili da contraddire, no? <coughs> Ma non solo, io... Eh, a molti giornalisti RAI negli anni 80 e 90 ho domandato perché quando sono venuti gli astronauti in televisione Aldrin e Armstrong non avete fatto la domanda di quell'indiscrezione che hanno... perché ci fu un momento di breakout nel collegamento eh, quando scesero sulla Luna, e però c'erano i radiamatori con tutti puntati verso l'evento, perché è stato un evento epocale quando l'uomo scese sulla Luna. E lì loro queste cose che, hanno, eh, che avete visto, sentito nel video sono registrazioni fatte dai, dai radioamatori. E proprio perché però sono radioamatori, non l'hanno mai riconosciute né la NASA né i governi. Fatto sta però che le voci sono quelle di altri né di Armstrong E io domandai a molti giornalisti: ma perché non avete mai domandato, visto che ce l'avete avuti davanti? Anche solo per curiosità, ma è vero che avete visto, è vero che la faccia nascosta della Luna è. Forse a telecamere spente l'hanno chiesto, no? Beh, secondo me, anche i giornalisti sanno che certe domande non le devono fare, è meglio non farle sì, perché magari qualcuno gli dice, ma poi ti prendono per matto, ma poi perdi credibilità, Gabriele. Lombardo: c'è un evento a breve? E parlando di convegni sì, e cose del suo genere sì, che sono... stiamo chiudendo la trasmissione. No, ci sono delle cose in programma, ma ancora sono date da definire. Quindi ah, quindi la... non avete ancora stabilito niente di vicino. No, c'è sicuramente Vai. un evento mondiale che sarà fatto a giugno, eh, dove anche da cui credo che parteciperà. Io sarò uno dei relatori organizzato da Francesca Bitarello, eh, una giornalista che fa sempre gli eventi a Pomezia sì. eh, di ufologia. Che si chiama Ufo World e sarà Cinecittà World, proprio ah, all'interno del parco gioco già, già la location penso che sia <ride> di, di, grande, di grande <ride> Però, riferimento, di no, grande sarà richiamo, importante. e secondo me. Non è più una cosa fatta nel, nel segreto delle cose, purtroppo il tempo è, no, è finito, non ci cosa. riusciamo. Tanto troveremo modo di. Cosmo di, e di, biologia riprendere. la faremo a settembre. Ringrazio, a ottobre la facciamo in Crimea. ma prima di settembre-ottobre il Crimea ce ne manca. No? Ringrazio il professor Quartieri, ringrazio l'ingegnere Di Leo, ringrazio l'ufologo Gabriele Lombardo, ringrazio eh, Dario Del Buono. Invitiamo tutti quanti a comprare il Paradosso di Fermi, dove un po' di questi amici ha scritto un articolo, un pezzetto al suo interno uh, pubblicità grazie adesso che